Buonasera a tutti, siamo qui con il nostro video commentatore Gianmarco Cosentino che ci commenterà il match della settima giornata di Serie A che vede opporsi Elfish e Over the Top. Eh sì Marco, importante match di Serie A, quello tra Over the Top ed Elfish, appunto Elfish che vengono da una formazione per un momento di forma completamente diverso, infatti Elfish che vengono da una bellissima vittoria contro gli Space lanciatissimi in zona playoff, mentre Over the Top in piena zona retrocessione che dopo la bella vittoria con gli All Blacks sembravano essersi ripresi, ma nell'ultima appunto match è arrivata una brutta sconfitta. Over the Top che già partono, diciamo, non con i favori del pronostico, dato che si presentano appunto in tre in campo con due articoli 11, cioè in 5 alla fine in campo, quindi tre appunto appartenenti agli Over the Top, due articoli 11 appunto Bruno in porta e Pellegrino appunto degli Stocks, appunto sportivamente concesso dagli Elfish, mentre Elfish solito appunto i soliti 8 per gli Elfish che fino adesso non ha giocato. Ma andiamo alla partita in discesa subito per gli Elfish, infatti Cocilovo, bella discesa sulla destra incrociare sul quale Bruno non può nulla, 1-0 Elfish, ancora Jacopo Cocilovo che fin dall'inizio è il migliore dei suoi, bellissima discesa stavolta sulla sinistra, il suo destro però finisce di poco all'alto, ancora Cocilovo salta tutti, pure Bruno si accentra ma il destro finisce fuori. Appunto entra Zacco e si vede, infatti Zacco tocca per Pagano, bello scambio, Pagano al volo ma il suo mancino finisce alto, un'altra bella triangolazione tra Zacco e Pagano, subito dopo con ancora Pagano che il quale mancino non riesce a concludere in rete. Si fanno vedere gli Over the Top con due belle azioni personali, uno di Gianbruno di Pellegrino, ma Gianbruno spara alto e mentre sul Pellegrino è attento di Vincenzo a sbarrare appunto la strada di piede. Ancora Zacco, solita discesa, scarica il destro ma Bruno in backer appunto a modo di giocatore di palla al volo qual è respinge. Poi Davi cerca di regalare appunto il pareggio agli Elfish, si addormenta due volte di fila, prima su Gianbruno, poi su Pellegrino, ma non riesco a concretizzare ed è strepitoso di Vincenzo. Sul finale di tempo, bella sponda di Bartolone per il bellissimo mancino di Gianbruno, scarica un bolide, centra clamorosamente l'incrocio dei pali. E su questa azione finisce il primo tempo, con gli Over the Top e sono difesi appunto come hanno potuto, e gli Elfish che però hanno tenuto con tantissime occasioni, sono riusciti a tenere solamente la gara sull'1-0. Il secondo tempo si apre come il primo tempo, infatti prima azione è primo e subito gol ancora di Jacopo Cocilovo, quale fenomeno è, e parte da centrocampo con una bellissima finta, salta Aurelio, destro pazzesco sotto l'incrocio ed è 2-0 Elfish. Zacco si addormenta, appunto reagiscono gli Over the Top, Zacco si addormenta, regala la palla a Gianbrona, tu per tu con Di Vincenzo spara alto, poi Pellegrino, bel passaggio appunto, pesca Gianbrone solo, destro fortissimo che schizza l'incrocio, poi Davi appunto tocca per Cocilovo di prima intenzione, destro terrificante che si infila, che appunto tocca il pallone dentro in rete, 3-0 Elfish, stand innovation per Jacopo Cocilovo, appunto 3-0, è lui che appunto accende la luce quando gli Elfish non riuscivano a chiudere la partita, ancora Cocilovo, ancora Cocilovo, bel destro ma è miracoloso ancora una volta Bruno, Cocilovo appunto di nuovo di prima intenzione, solito destro, stavolta forse Bruno poteva fare di più ma non può nulla, 4-0, 4 gol di Jacopo Cocilovo, però subito viene la reazione appunto agli Over the Top con un doppio scambio Aurelio-Giambrone al limite dell'area che si conclude appunto con Giambrone che scarica un sinistro terrificante sul quale Pisciotto prova a intervenire di spalla, ma proprio non si fa male. E infatti, quindi 4-1 per gli Elfish, però continuano gli Over the Top appunto provano a riaprire ancora di più il match, Bartolone, tiro di prima ma è bravo appunto Di Vincenzo, però in casa Over the Top piove sul bagnato, infatti si fa male Pellegrino, appunto il giocatore concesso in articolo 11 che va in porta e Bruno appunto il portiere va a prendere il suo posto, però non pesa appunto l'assenza del campo di Pellegrino, infatti addirittura gli Over the Top vanno sul 4-2 con Bartolone, tocca per Gianbruno, tocco diciamo morbido che batte Bruno, ed è che batte Di Vincenzo, scusate, ed è 4-2, ma diciamo a
arriva subito il gol degli Alfi Shikai e frena gli entusiasmi degli over the top che hanno creduto nella rimonta. Infatti Kocilov tocca per Davi, anche lui tocca morbido che si infila forse sotto le gambe di Bruno ed è 5-2. Manca poco, infatti c'è tempo solo per un clamoroso errore di Davi. Infatti Davi ha Kocilov solo accanto, erano due solo contro appunto contro Pellegrino, ma clamorosamente Davi ignora Kocilov e spara su Pellegrino. Su questa azione appunto finisce la partita. Vittoria per gli Alfish che arriva in un momento di campionato importante, infatti consolida della zona playoff, anche se oggi non hanno entusiasmato contro degli over the top ridotti all'osso, però infatti quando la partita non si riesce a bloccare ci pensa uno come Jacopo Kocilov, che infatti quasi da solo ha regalato appunto la vittoria ai suoi facendo 4 gol e un assist, veramente un giocatore strepitoso, mentre gli over the top è veramente molto sfortunato, devono recuperare i vari stassi. Stassi appunto e Patti che a quanto pare assenti per viaggio, è appunto il portiere di Gregoli che oggi è febbricitante, perché così, oppure cercando di testare per un nuovo ragazzo perché non possono presentarsi sempre in 5 giocatori, ne va appunto perché secondo me è un organico buono degli over the top, quello degli over the top che potrebbe anche arrivare in zona playoff, però oggi veramente hanno fatto quello che poteva, ma veramente piove sul bagnato in casa over the top che sono tutti infortunati e si presentano sempre in 5 in campo. Ringraziamo il nostro video commentatore Gianmarco Cosentino e ci vediamo alla prossima. Ci vediamo alla prossima.